Dimostriamo adesso la disuguaglianza di Clausius, che è questa qua giù. Cioè questa, cominciamo prendendo il ciclo di Carnot e calcoliamo il suo rendimento, che può essere ottenuto sia attraverso la definizione che attraverso questa espressione dove compaiono le due temperature T1 e T2 tra le quali opera il gas perfetto, cioè il fluido operante. Dalla definizione abbiamo il lavoro compiuto dal gas nel ciclo diviso il calore assorbito durante l'espansione isoterma, ma il lavoro compiuto nel ciclo è uguale alla differenza tra il calore assorbito nell'isoterma di espansione meno il calore ceduto nell'isoterma di compressione. Quindi al posto del lavoro svolto nel ciclo scriviamo Q2-Q1. Quindi andiamo a distribuire la divisione rispetto alla sottrazione e otteniamo questa espressione. La confrontiamo con l'altra formula del rendimento di Carnot, 1 meno T1 su T2. Nel confronto fra queste due espressioni facciamo varie semplificazioni, quindi togliamo l'1, poi togliamo questo modulo e togliamo anche il segno meno davanti. Infatti Q1 è un calore scambiato negativo, perché è un calore ceduto. Quindi invece del modulo di meno il modulo di Q1 possiamo scrivere semplicemente Q1, tanto è negativo. E poi dividiamo per T1 e portiamo Q2 a destra, quindi scambiamo Q2 e T1. E infine portiamo questo Q2 su T2 a sinistra dell'uguale. E abbiamo questa uguaglianza di Clausius, Q1 su T1 più Q2 su T2 uguale a 0, dove questi due termini però hanno segni opposti, perché Q1 è un calore ceduto e negativo e Q2 invece è un calore assorbito e positivo. Questa uguaglianza di Clausius vale per il ciclo di Carnot, che è un ciclo reversibile, e vale anche per tutte le altre macchine termiche reversibili come il ciclo di Carnot che operano tra due sole temperature. Infatti tutte queste macchine hanno lo stesso rendimento del ciclo di Carnot. In altre parole, tutte le macchine termiche reversibili che operano tra le stesse e sole due temperature hanno lo stesso rendimento, che è uguale a quello del ciclo di Carnot. Ricordiamo che vuol dire macchine termiche che operano fra due sole temperature. In pratica le macchine termiche reversibili che operano solo fra due temperature sono quelle come il ciclo di Stirling, dove il gas scambia calore soltanto attraverso, cioè nei due tratti isotermi, perché i due calori scambiati durante le isocore sono uguali opposti. Quindi cosa sono le macchine termiche reversibili operanti fra solo due temperature? Che sono composti da due isoterme come il ciclo di Carnot e il ciclo di Stirling, e poi altre due trasformazioni che possono essere adiabatico o isocore, ma non necessariamente solo queste, che abbiano la proprietà che i due calori scambiati in BC e DA siano uguali opposti. Così la macchina termica si comporta come se non scambiasse affatto calore nei tratti BC e DA, cioè come se scambiasse unicamente calore unicamente lungo i due tratti isotermi. Sono questi i cicli termodinamici classificati come operanti fra due sole sorgenti a temperature T1 e T2. Adesso invece consideriamo le macchine termiche irreversibili che operano fra le stesse temperature T1 e T2, cioè le stesse due temperature massima e minima. Sappiamo per il teorema di Carnot che queste macchine irreversibili hanno un rendimento minore del ciclo di Carnot, quindi mentre la definizione di rendimento rimane identica, perché è sempre il lavoro prodotto dalla macchina in un ciclo diviso il calore assorbito, invece l'altra formula ci va il minore, perché il rendimento di queste macchine reversibili è minore di quello di Carnot. Quindi quella che era un'uguaglianza tra queste due espressioni diventa adesso una disuguaglianza. E svolgendo tutti i calcoli identici a prima otteniamo la disuguaglianza di Clausius, che dice che la somma di Q1 diviso T1 e Q2 diviso T2 è minore di 0. Questo per le macchine e per i cicli irreversibili. Le stesse cose sono scritte qua: macchine irreversibili fra le stesse due temperature, teorema di Carnot, rendimento inferiore alle macchine reversibili, cioè minore di 1 meno T1 su T2. E perciò viene fuori la disuguaglianza di Clausius. In conclusione, considerando due temperature T1 e T2, abbiamo raggiunto questa disuguaglianza, che vale come uguaglianza per i cicli reversibili e invece strettamente minore di 0 per i cicli irreversibili. È la disuguaglianza di Clausius.